Ed eccoci qua su Cassette Beasts. Nello scorso video ho sconfitto un arcangelo, mentre nel video di oggi ho intenzione di completare i 3 capitani che mi mancano per completare appunto l'addestramento dei ranger. Andiamo un po', vediamo un po' che abbiamo da fare. Uno dovrebbe stare da queste parti, o meglio, un po' più sotto rispetto a dove mi trovo ora, ma l'ho incontrato anche l'altra volta, non l'ho affrontato, anzi affrontata, perché beh, non era il caso, avevo altro da fare. Mentre, eccola qua, va, facile facile, lei dovrebbe chiamarsi Sibyl se la memoria non mi inganna. Nella squadra ho messo Masco Locco perché voglio farlo rimasterizzare e voglio provare in battaglia com'è. In questo let's play sto provando tutti quanti i mostri che non ho provato la prima volta che ho completato il gioco, quindi vedrete una squadra totalmente a caso. Ma eccola qua, Capitana Sibyl. Ehi, 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 stai ascoltando Sibyl Radio, 24/7 di copertura su tutta Nuova Verral. Eccoci live dalla costa ovest con il nostro nuovo apprendista ranger, Link. Dietro le quinte si dice che Link abbia un grande talento nel combattimento tra mostri. Che dice Novellino, vogliamo regalare ai nostri cari ascoltatori l'esperienza di suonare a battaglia? Senza fronzoli, combattiamo e via. Beh, è ganzissima. Si dice ancora ganzo. E vai, allacciate le proverbiali cinture, cari ascoltatori, è in arrivo un'esclusiva performance dal vivo. Beh, sì, tutta quanta la radio è dal vivo, tranne le canzoni, certo. We're live, grande. Kikiroki. Kikiroki, quando è rimasterizzato, è di una figaggine unica, perché indovinate un po' è un drago, quindi è figo a prescindere. Sono con Kaylee, ovviamente. Inizierei con Affila per aumentare l'attacco, e con lei facciamo un bel muro d'aria che ci protegge entrambi. Tanto è ecolocazione come abilità passiva, quindi si attiva a inizio lotta. Ma perché mi dai Sharpnel? Ma sei un pezzettino cattivino, eh? Cambia risco. Ah, ecco perché Sharpnel. Tempesta di sabbia che non gli fa molto. Carbonella però su Kikiroki, perché se Kikiroki fa cambia disco è cattivo. E ci fa, con Sharpnel ci fa un bel po' di male andando avanti. Vabbè, scherzetto, ci dà velocità meno. E copertura glitter. Io odio copertura glitter. Vabbè, non male. Ancora. Però Sharpnel non ce l'ha Link. Masco Locco. Mo è un pochetto. Un po' così perché non ha niente, poverino. Morso su Kikiroki che fa un danno normale. Mi è mancato. Che fortuna. Con velocità, vabbè, velocità non c'entra niente. Stavo pensando alla schivata, che è tutt'altro in realtà. Ah, glitter. Ok, Kikiroki, prossimo turno. Ma perché lo fa su me, su Link? Ma prima non l'ha fatto, non l'ha cambiato prima. Ok. Boh, vabbè. Fuoco rapido su Kikiroki e colpo su Sibyl. Kikiroki dovrebbe andarsene ora. Perfetto, non potevo chiedere di meglio. Bello lui, capelli verdi. Fantastico. Allora, potrei fare un... No, un danno grosso a Sibyl non serve a niente farlo, perché tanto... non servirebbe a mandarla KO. Io andrei con muro elementale e con Masco Locco colpo. Eccola là. Spaccato. No, copertura vetro. Vabbè, non ha attacchi aria, no? Grande Masco Locco. Bel danno. Non pensavo. La battaglia si sta scaldando. Chi vincerà, la vostra amata conduttrice o il nostro impavido sfavorito? È il momento del crescendo. Anche lei a decibella. Ok. O è sirenata. Non ho attacchi. Accidenti. Facciamo 2 colpi e via. Ok. Sì, lo so quello che ho detto. E via. Cambia disco. È fissata. Ho capito. Ah no, lei è sirenata, non decibella. Ho sbagliato. Vediamo un po'. Ariete? Perché però ha sirenata e non decibella? Che strano. Vuoto sonico. Chissà perché non l'ha rimasterizzato. Oddio, anche Kikiroki non l'ha rimasterizzato. Forse il gioco si aspettava che ci arrivassimo prima qui? Ho ancora un turno di copertura. Devo mandarla KO subito.
Morso quanto gli fa? Ah, non male. Ah, cambia disco, vabbè. Niente. Sputo e sputo. Penso che ce la facciamo con sputo a finirla. Sì. Bella lotta, ma ho vinto io, tuttavia. Tuttavia, crit morto. Va bene. Un granario quasi a 5 stelle, che bello. Martello giocattolo che fa sempre piacere averlo su un mostro tipo plastica. Wow, che performance! I nostri ascoltatori hanno davvero apprezzato. Ecco la tua ricompensa, ovviamente. Era l'11ª. Un tempo ero una stella nascente della radio. Da quando sono finita qui non è più lo stesso. Ma non mi arrendo. Trasmetto ogni giorno in tutta la Nuova Virra e spero che in qualche modo qualcuno al di fuori dell'isola riceva il segnale. E forse verrà a salvarci tutti. Ma basta con la malinconia. Hai combattuto in modo fantastico. Vedo un futuro promettente davanti a te. Speriamo. Il nostro prossimo obiettivo si trova qui. Quindi faccio la strada a piedi. Ora non voglio fare il gradasso o uno che se la tira. Però combattere anche. Arriva sì, la donna tentacolo. Combattere senza andarmi a curare non è un azzardo. Qua. Ok. E ci siamo. Hello. Questa è Heather con il meteo. Le previsioni di oggi, imprevedibili come sempre. Umidità altalenante. Probabilità di precipitazioni, chissà. Per una meteorologa come me, il clima su Nuova Virra è un enigma senza fine. Sei apprendista Ranger, giusto? Se credi di poter affrontare la tempesta, perché non accetti la mia sfida di Ranger? Favoloso, sto aggiornando le mie previsioni. Ora preannuncio una tempesta di colpi e una turbinosa vittoria. È convinta, eh? Va bene, vediamo che livello sei. 47. Via! Con la Ukion e con Aeroboros. Male. Va bene, però. Aumentiamoci l'attacco e muro d'aria per entrambi, vai. Valanga, male. Male, 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 male. Niente attacchi in mischia. Neanche voi però. Volete attacchi a distanza? Ma beh, Aeroboros, figurati, sono attacchi a distanza. Che male. Che male. Potrei anche fondermi. Perché no? Però lo faccio? Devo cambiare. Invece con Kaylee no, perché ho attacchi a distanza. E attacco la Ukion, che è pericolosa. Sì, però devo aspettare il turno per attaccare, cara. Lo so che lo rifacevi. Mi ha attaccato Link, però ovviamente ho la protezione, quindi niente. Ho il muro. Soffio radioattivo che attacca entrambi. Non gli fa niente, però. Infiamma. Ha la Ukion che la fa diventare acqua. Non è che serva poi a molto, ma. Boato sonico che non fa niente, ma va bene. Ho capito, va bene, sì, nessuno può fare attacchi a distanza, va bene. E mischia quello che è. Solo a distanza, dai. Insomma. Se però facciamo anche. No, però è sciolto, non è. Vedi, questi sono furbi perché fanno sepolto e quindi non possono. Non si può attaccare in mischia. Praticamente Aeroboros sta attaccando Kaylee per arrivare. Cioè, no, che, non è che attacca Kaylee, attacca chi ha ancora il muro alzato. È un genio. Ok, ora posso andare con l'uragano. Non hanno il muro, ma va bene uguale. Dai, dai, questo sepolto. Ormai abbiamo capito come gioca. Non è un problema. Aio. Wow. Fa davvero male. Dovrei magari mettere uno status. Soffio radioattivo che non importa, lo faccio lo stesso. Il muro d'aria. Sono lento, ma. Ah, però solo. Non ho ecolocazione con Kaylee. Dovrei riattivarla io manualmente, però non l'ho fatto. E muro d'aria su Link. Let's go. Vabbè, ci prendo il danno iniziale, ma ok.
tattica è sempre quella, Valanga e Zefiro. E faccio uragano. E non fare neanche tanto, sono fortissimi. Certo, se mi portassi il mostro giusto sarebbe un'altra faccenda. O se facessi la fusione. Forma in Sognidor. Tempesta di sabbia. E con Kaylee facciamo un bel uragano. Rompiamo anche il muro. Ah sì, poi scompare questo turno, però non fa mai male romperlo, dai. E infatti è scomparso. Oh, finalmente l'Aukyonna se ne va. Ah, che bello. È scomparsa, finalmente. Dai, let's go. Vabbè, fa male, ma non importa. Mi ricarico. E attacchiamo con Kaylee. Oi, cavolo, però è fissato, attaccare me ora. Lo so che non bastava, ma non importa. Tutto calcolato, tutto calcolato. Male. Ok, non ho letto il testo, ma non importa. Pestaggio e uragano. Vai. Sì, lei attacca a distanza, ormai è chiaro. E ha messo prosciugamento. Ah, no, semina. Sì, prosciugato. Sì, sì, sì. Mi sento un attimo confuso. Ci sta. Non male pestaggio, non male. Ci siamo, pestaggio ed è fatta. È fatta, sì. Con questo turno è vinta. Buono. Molto buono. Turbolenze, sì. Grande. Sognidor, vediamo un po'. Colpo della montagna. Colpisce un bersaglio, riduce la difesa e mischia del bersaglio. Boh, wow. Ingranario Orlo Scabro. Oh oh. Beh, con una buona combo si può attivare. Né pioggia né tempesta sono riuscito a fermarti. Rimani in piedi in qualsiasi condizione. Quelle sono le qualità che cerchiamo nei Ranger. Hai superato la mia sfida a pieni voti. Manca solo il numero 6. Dove lo trovo il numero 6 per ora? Prevedo grandi cose nel tuo futuro. Grazie. L'ultimo capitano che manca è Lodestein e dovrebbe stare da ste parti qua. Qui c'è Heme, non ci sono ancora stato, quindi immagino che sia da quelle parti lì più o meno. Deve essere in cima a un'altura, ecco, praticamente da ste parti qua se non sbaglio. Sì, questo dovrebbe essere lui. Bene, dai, ancora un piccolo sforzo, grande. E ci siamo, alrighty, bene, buono. Arrivo tra un secondo, caro, devo fare un paio di riparazioni finali. Bene, tutto sistemato. Levi Lodestein. Lavoro con i Ranger per assicurare che le luci restino accese. Piccolo appunto, Levi in italiano, Levi in inglese o americano. E sapete perché Levi? Perché è come la marca dei jeans, Levi's, si legge Levi's. E quindi immagino che una persona sappia come pronunciare il proprio nome, no? Come il mio, che è Andrea e non Andrea. Piccolo appunto. Però Andre Link. Andiamo avanti che è meglio, va? Vuoi sapere un segreto? Con questi tralicci sfruttiamo l'elettricità per la rete locale, ma non abbiamo la minima idea di come funzionino. La mia ipotesi è che qui su Nuova Virra ci sia uno strano tipo di elettricità che questi tralicci possono condurre e immagazzinare. Ma sulla Terra non funzionerebbe, nemmeno per sogno. L'atmosfera terrestre non funziona così. Ma basta parlare di scienza, sei qui per accettare la mia sfida di Capitano Ranger, dico bene? Sono pronto. Ottimo. La cosa non ti scioccherà, ma la mia area di competenza in battaglia è l'elettricità. Dovrai essere veloce se non vuoi farti colpire da un fulmine. Ma anche l'altra aveva... La meteorologa aveva un mostro fulmine. Buono, elettro, quello che era.
Ah, tu ce n'hai uno così però, bello. Tetralato, non male. Vediamo un po' che combiniamo noi. Livello 39. Dovevo venirci un po' prima, ma ehi. Oh, conduttivo, non male. Per lui. Ecco, io sento solo dolore. Ovviamente, essendo conduttivo, lo prende anche Kaylee. Quanti danni. Vediamo un po' che combiniamo, va? Pugnalata tossica, non male. In danni a contatto, ma va bene. Anche lui è avvelenato, però. E anch'io intinto. Più che altro perché Auricare attacca corpo a corpo, quindi in mischia. Ecco, se Malabard però attaccasse. Ah, danni a contatto ha preso, quindi. Ah, perché ha attaccato entrambi? Non ci ho fatto caso. Oh, cielo. È tremenda così, è tremenda. Muro d'aria, così prendo il danno della conduttività, però non vado KO in teoria. Filo inciampo, grande. Mannaggia. No, allora. Vediamo un po'. Pugnalata nel buio a Malabardo. Ma con Kaylee ricarico. E ricarico proprio Kaylee. Vediamo un po', va, pugnalata nel buio quanto fa? Pelo, pelo, eh. Proprio al pelo. Molto bene, molto bene. Basta con questa conduttività che. Devo levarmi la conduttività? Ce l'ho qualcosa per levare la conduttività? Oh, ce l'ho. E mo, amico mio. Mo, amico mio. Anche a che rileviamola, che è fastidiosa sta conduzione. Oh. E. Uragano, tanto per gradire. Avvelenaro. Vai! Niente proprio. Va bene. Ok, riavvolgo Aurichella perché sta davvero messa male. Oh, e il veleno continua ad agire per un altri 6 turni. E ora che diventa? Per tutti i fulmini. Hai ottenuto risultati migliori di quanto pensassi. Beh, sei l'ultimo che mi manca, Tato. Lui! Lui è forte. Mi sfugge il nome in questo momento, ma è davvero forte. No, Astro. Quello è l'altro. Non mi viene proprio in mente il nome. Però è forte. Va bene? Ho capito? Sono conduttivo. Lo so. L'ho notato le ultime 10 volte che mi è successo. Ultimo shot al conduttivo. Ricarico decibella che mi serve. Tu dici, ma come? Decibella è tipo vento e la ricarica e cosa? Sì. Cavoli, che dolore che fa. Va bene. Grazie. Ultima conduzione su Kaylee. E. Attacco con pugnalata tossica e. Uragano! Non basterà. Oh, invece mi sa che basta invece. Se con molta fortuna. Vabbè, non importa, non importa. Dai, dai, Kaylee, dai. Fammi questo bell'uragano. Sì, basta, basta. Con l'avvelenamento basta. Finiti! I capitani sono completati, o meglio, mancherebbe uno. Quello extra. Però non in questo episodio e neanche nel prossimo. È stata una battaglia elettrizzante, e se lo dico io. Scusa i giochi di parole, è una forza dell'abitudine. Vai, ecco la tua ricompensa. Tutti i capitani completati.
Buono. Mi piacerebbe chiacchierare ancora, ma purtroppo mi resta qualche lavoro di manutenzione. In bocca al lupo, caro. Missione aggiornata, prendete me. Incontra il capodei Ranger Yante per fargli sapere che ti sei addestrato con tutti i capitani dei Ranger. Devo incontrarmi con Yante perché ovviamente lei vuole testare le nostre abilità in battaglia. Ma non è il momento ancora, devo migliorare. Anche perché con il prossimo episodio, che dove farò l'arcangelo di Waterloop, completerò tutte quante le canzoni che servono per sapere come andare via da Nova Virral, a quanto pare. E comunque sia, non andrò subito via da Nova Virral appena ottenuta l'ultima parte della canzone. Intendo affrontare tutti quanti gli arcangeli che rimangono e tutte le sfide che ancora rimangono da affrontare. Quindi non è la fine delle avventure. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate come sempre tutti i link utili per seguirmi dove vi pare, se volete. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao!